Venerdì 1 settembre, presso la Sala Savonuzzi del Comune di Bologna, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto Cosa abbiamo in comune. Sono state anticipate le opportunità formative per il nuovo anno scolastico rivolte alle scuole del territorio, che verranno presentate durante l'Open Day del 5 settembre a Palazzo Renzo. Sono intervenute la vice sindaco Marilena Pillati e l'assessore alla cultura Bruna Gambarelli. Sono tantissime le istituzioni pubbliche e private che in rete con il Comune di Bologna mettono a disposizione le loro offerte formative, ma abbiamo anche colto, diciamo, questa occasione per coinvolgere anche le scuole del territorio metropolitano. Quindi c'è una crescita in tutte le direzioni di questo evento che per noi davvero è il segno importante di quella ricchezza di opportunità che il nostro territorio ha e che mette a disposizione degli insegnanti, degli educatori per la formazione e la crescita dei nostri ragazzi. Questo per noi è uno dei modi per esplicitare quel sistema formativo integrato che vede nel territorio un'opportunità che si affianca a quella, diciamo, che è rappresentata dalle agenzie educative formative per eccellenza, cioè i servizi educativi e le scuole. Anche quest'anno a Palazzo Renzo saranno specificatamente 26 le realtà culturali che avranno occasione di presentare le loro progettualità alle scuole. E vanno appunto dagli operatori riconosciuti dal Comune di Bologna alle nostre istituzioni. È molto importante anche tener conto del fatto che nel momento in cui ci presentiamo alle scuole, presentiamo progetti di grande qualità. Che sono stati selezionati dai nostri uffici e verificati. Si sviluppa ulteriormente la pluralità delle offerte formative che fanno sempre riferimento comunque ad ambiti tematici differenti che vanno da quelli, diciamo, legati più all'ambiente, alla scienza, ma anche ai diritti, ai temi della convivenza, ai temi della, diciamo, della ricchezza, del patrimonio inteso diciamo, nella sua accezione più ampia. Mi preme sottolineare il fatto che sono stati più di 300, come dire, gli insegnanti e gli educatori coinvolti che hanno non solo mostrato grande interesse, ma che hanno poi sviluppato come dire, una relazione strutturata con i soggetti che hanno presentato le opportunità formative. Una novità importante è anche che ci sarà in quella giornata, in quell'occasione, anche la possibilità di ragionare, questo ovviamente riguarda soltanto gli istituti secondari di secondo grado, sui progetti di alternanza scuola-lavoro che vedono non solo l'amministrazione comunale ma anche altre realtà del territorio impegnate, ma noi stessi siamo non solo sostenitori della partecipazione di tante realtà a questa innovazione messa in campo dalla riforma della scuola, ma siamo noi stessi dei protagonisti. Un'occasione molto importante perché le insegnanti e gli insegnanti avranno modo di parlare direttamente con gli operatori che hanno la loro offerta formativa, ma nello stesso tempo anche rimodulare le richieste, capire meglio quali sono gli interessi delle scuole, capire quanti incontri per esempio si possono fare, anche il livello di costi dei laboratori, molti sono gratuiti. Ovviamente offerte e opportunità che si rivolgono ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze di tutte le età, un'attenzione particolare che poi si inserisce in un tema che è molto importante per la nostra amministrazione, che è quello degli adolescenti. Quindi diciamo, molte sono le offerte che si rivolgono a quelle fasce di età. Credo che sia un unicum in Italia, non conosco altre città che appunto facciano operazioni come questa, ne sono molto orgogliosa perché Palazzo Renzo è uno dei palazzi più importanti della città e aprirlo a tutte le insegnanti e gli insegnanti di Bologna per un'offerta culturale di qualità credo che sia una cosa estremamente importante per le nostre scuole e i nostri ragazzi.